Iniziano oggi venerdì in centro, che seguiranno in tutti i venerdì di maggio e giugno, iniziativa pensata dal comune per le famiglie. Si parte oggi con tante iniziative che trasformeranno il centro in un grande parco all'aperto, con attività, spettacoli, giochi e laboratori tra la Villa Comunale, Piazza Duomo, Via Verdi e il corso principale. Iniziativa che nelle scorse edizioni ha fatto registrare un notevole successo in termini di numeri. Abbiamo voluto dedicare questa giornata alle famiglie, ci saranno giochi, intrattenimento, musica, cerchiamo di rendere confortevole e vivibile il nostro centro storico con la gioia che solo i ragazzi e le famiglie riescono a portare. Questa mattina inoltre, sempre a proposito dei più piccoli e delle famiglie, il Comune ha inaugurato un'area ludica inclusiva all'interno del Parco di Piazza Italia nel quartiere di Santa Barbara. 50.000 euro per il parco e per sistemare le varie zone. In città il Comune ha già reso diversi parchi inclusivi e quindi fruibili da tutti. Obiettivo è renderli tutti tali e si farà anche nelle frazioni, partendo con uno in zona est e con uno in zona ovest. All'interno della ricognizione del censimento che abbiamo fatto dei parchi gioco e nell'opera anche di manutenzione e sostituzione dei giochi che erano ammalorati, abbiamo come dire, coinvolto e siamo stati coinvolti, è giusto dirlo, anche dal Disability Manager proprio per realizzare questo tipo di progetto, cioè rendere i parchi cittadini più inclusivi possibili. Noi abbiamo già il parco di Viale Rendina che ha la presenza di giochi inclusivi, li abbiamo al Parco del Castello, al Parco del Sole. La necessità di riorganizzare e risistemare questo parco, che pure è un parco cittadino, centrale, molto frequentato, ci ha dato l'opportunità di andare ad inserire anche qui, grazie come vi dicevo, alla collaborazione del Disability Manager, dei giochi inclusivi che permetteranno a tutti i ragazzi della nostra città di poter condividere dei momenti di svago, di socialità, farlo senza alcun tipo di barriera e senza alcun tipo di inibizione.